Sindaco, quello che emerge oltre città e dunque arriva fino alla stampa provinciale è la questione ambientale a Cerignola, ETA Marcegaglia, ma anche questioni, depuratore, ma anche questioni che attengono all'igiene urbana. Che cosa sta succedendo? Beh, per ETA Marcegaglia abbiamo fatto l'esposto in procura perché ipotizziamo la commissione di reati ambientali e quindi chiediamo alla procura di fare una verifica. Altrettanto dicasi per il depuratore, per il quale abbiamo fatto anche qui un esposto in procura per accertare l'esistenza di eventuali responsabilità di tipo penale. Io sto studiando un'ordinanza il cui destinatario sarà l'acquedotto pugliese per evitare questa aggressione della puzza in città, e devo dire però che l'acquedotto mi ha appena notificato una relazione sullo stato dell'impianto che io sto studiando, nella quale si ipotizzano alcuni interventi che, se non risolutivi, dovrebbero essere tali da attenuare il fenomeno. Per il resto stiamo aggredendo il problema delle discariche abusive, ovviamente è un'impresa perché noi puliamo il lunedì e il martedì mattina siamo punto e da capo. Stiamo immaginando una possibilità di videosorvegliare le zone più a rischio per l'abbandono di rifiuti. Le aree verdi le stiamo recuperando finalmente perché abbiamo strutturalmente risolto il problema della manutenzione del verde. Il problema è che Cerignola è al centro di una raggiera di strade extraurbane che portano nel nostro agro e che sono evidentemente per vocazione esposte all'abbandono di rifiuti. Occorre agire in due direzioni: la repressione, che ci vuole sempre, le sanzioni, e un po' di sensibilizzazione.